Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo videoblog. Oggi è giovedì 11 gennaio e nulla, sono tornata a Milano, come potete vedere, e anche se ci sarò per pochissimo, infatti ho un sacco di cose da fare, perché come avevo già anticipato andrò una settimana a Fuerte con i miei amici a fare surf. Lo avevamo prenotato tipo ottobre, infatti non abbiamo pagato un cavolo, cioè vi dico solo che abbiamo pagato l'aereo andata e ritorno 70 euro e poi la surf house, quindi dormire più lezioni di surf e noleggio attrezzatura 250 euro. Quindi ragazzi, un cavolo. Poi lì c'è la cucina, quindi ci faremo la spesa. Veramente non spenderemo nulla e nulla. Quindi poi noleggeremo la macchina, ma anche per quello abbiamo pagato veramente poco. Quindi insomma, riusciamo a farci una settimana spendendo veramente super, super poco. Cioè, veramente vacanze low cost, però divertenti e imparate uno sport. Quindi ragazzi, ve lo consiglio. Comunque, se vi anticipate, comunque riuscite a risparmiare tantissimo, cioè non c'è bisogno di avere chissà quanti soldi per viaggiare, perché come sapete in questo periodo comunque non sto lavorando, quindi non ho tutto questo budget ovviamente, quindi ho il tempo libero, è sempre così, quando non si lavora si ha il tempo libero ma non si hanno i soldi, quando si lavora si hanno i soldi ma non si ha il tempo libero, quindi diciamo che sono riuscita comunque un po' ad ovviare a questa cosa, perché ecco, riusciamo a fare delle vacanze veramente belle, divertenti, low cost. Allora, stamattina devo scendere, devo andare da Sephora perché ho andato ritirare un ordine, perché mi sono finiti dei prodotti che ho adorato e anzi dopo vorrei appunto parlarvi anche proprio dei miei preferiti, insomma, di tutto quest'anno del 2023, quindi ci sta, diciamo, siamo in tema. Adesso inizio a parlare, insomma, un po' di tutti i prodotti preferiti, sia per skincare, sia per haircare, anche perché spesso mi chiedete la mia haircare, non faccio mai video, diciamo, di skincare haircare, perché vedo che comunque non sono molto apprezzati, non sono molto visti, quindi per questo non li faccio, ma a me piace tantissimo. Quindi se volete vi parlerò comunque un po' di questi miei prodotti preferiti e nulla. Quindi questo è quello che devo fare. Quindi scendo, vado a fare un po' queste commissioni e poi ritorno. Ci vediamo dopo. Ragazzi, sono tornata a casa, sono passata anche all'Esselunga perché non avevo nulla praticamente in frigo e insomma per questi pochi giorni quindi mi serviva fare un po' di spesa. Ho comprato dei passati di verdura e della bresaola di tacchino. Ragazzi, sono praticamente in super detox, cioè devo comunque mettermi a regime perché un po' queste feste, ma nemmeno più di tanto proprio in generale. Mi sono lasciata di nuovo un po' andare, quest'estate ero un po' dimagrita, adesso mi sono lasciata un po' più andare di nuovo. Poi questo mese ho sospeso anche la palestra, quindi ragazzi, veramente devo mettermi a regime. E nulla, quindi vedete alle mie spalle là il sacchettino di Sephora, adesso vi voglio far vedere insomma cosa ho preso e i miei prodotti. Approfitto anche per farvi vedere i miei prodotti proprio preferiti di quest'anno, quelli proprio fissi che uso sempre e che appunto ricompro. Nulla, quindi adesso metto un attimo a posto e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, mi sono preparata anche il pranzo, questa è una di quelle vellutate di Esselunga che adoro, le mie preferite sono zucca e cannellini, però non c'era, quindi ho preso questa zucchina e patate e poi ho preso anche verza e lenticchie. E poi vicino mangerò un po' di bresaola e tacchino perché le proteine ci vogliono e quindi in questi giorni cercherò di fare veramente super super detox. Allora ragazzi, mi sono messa comoda, ho pranzato, ho pulito un po', ho messo un po' a posto la valigia, insomma ho fatto un po' di cosine giusto per dare una parvenza di ordine a questa casa. E
E niente, mi sono anche un po' truccata perché stamattina sono scesa senza trucco. Vabbè, quando devo fare solo delle commissioni, eccetera, non mi va proprio di truccarmi, però vabbè, adesso volevo sistemarmi un po', anche perché stasera dovrei uscire, dovrei prendere una cosa. Vi faccio vedere gli acquistini che ho fatto da Sephora. Vabbè, questo me l'hanno messo fuori perché l'ho ritirato al click and collect, ho fatto un ordine online perché c'era una promozione particolare, c'era il 20% più il 5% solo online, insomma 25%, e quindi ho approfittato, anche se su alcune cose ovviamente non c'è lo sconto. Cioè alcuni miei prodotti che mi piacciono tanto, che compro sempre, non c'è lo sconto, ovvio, come ad esempio Drunk Elephant. Ho ricomprato per l'ennesima volta questa crema ai peptidi, io l'adoro questa, ragazzi, l'adoro. Si chiama Protini Polypeptide Cream, e quindi crema ai polipeptidi, veramente la amo. Di questo ho preso, sì, 50 ml, ero titubante, volevo prendere quella da 100 ml, ho detto vabbè, non esageriamo, anche perché ho anche un'altra che adesso vi mostrerò pure, quindi le alterno, una la sera e una la mattina. E niente, questa qui preferisco metterla la sera perché appunto è molto ricca e molto nutriente, appunto, a questi peptidi. Poi mi piace tantissimo il packaging perché, vedete, si preme qui e quindi non rimane nulla poi nel vasetto, cioè dentro c'è questo sistema che spinge tutto il contenuto, quindi alla fine, quando diciamo questo disco che spinge arriva alla fine, insomma, poi nel caso comunque l'ho anche aperta, quindi era rimasto veramente pochissimo, la pulisco col dito e non ne lascio nemmeno una goccia perché comunque costa da morire questa e non ha mai lo sconto. Questa costa 69, insomma 70 euro per 50 ml, invece 100 ml costa tipo 93, e quindi vabbè, niente, per adesso ho preso questa 50 ml perché comunque mi alterno con quest'altra, che anche esente da sconti ovviamente, che è quella di Kiehl's, e parlo della Ultra Facial Cream di Kiehl's. Ragazzi, io mi sono innamorata di questa crema, una texture meravigliosa, è super super idratante. Poi alla fine, ragazzi, secondo me le creme devono essere idratanti, perché poi secondo me conviene andare poi a giocare con dei sieri, quindi con dei preparatori, dei booster comunque prima della crema, quindi la crema deve idratare, deve essere molto molto idratante, e poi magari diciamo giocare con vari sieri, tipo al retinolo, acido ialuronico, insomma, vitamina C, queste varie cose qui. E io di quelli comunque in genere uso quelli di The Ordinary. Adesso mi è finito tutto, infatti devo ricomprare. Vorrei comprare quello al retinolo, anche se sto usando il siero al retinolo di CeraVe, quindi quando finisce quello magari acquisterò diciamo quello di The Ordinary. E niente, quindi mi trovo da morire con questa crema, l'ho ricomprata, questa è già la seconda volta che la compro, e tendenzialmente la uso la mattina, quindi praticamente la mattina uso la Ultra Facial di Kiehl's e la sera il Protini Polipeptide di Drunk Elephant. Quindi questa è la mia skincare praticamente al momento, e poi, come vi ho detto prima, appunto dei sieri. E poi ovviamente molto importante, ragazzi, anche la detersione, quindi fare una buona detersione. E a proposito di questo, vi volevo mostrare uno dei miei prodotti preferiti, questi che vi sto mostrando, ragazzi. Approfitto per farvi questo mini haul, ma vi mostro anche prodotti che già ho, che sono stati i miei preferiti appunto di skincare, come vi dicevo. E quindi importante anche la detersione, anche lo scrub, cioè lo scrub almeno una o due volte a settimana va fatto per eliminare proprio la pelle morta, altrimenti le creme, i sieri ovviamente non penetrano. E niente, io mi sono trovata benissimo con questo scrub viso di, mi sembra che è dell'MD, no, no, questo è dell'Eurospin. L'Eurospin fa questa linea vegana, insomma bio, che si chiama Magnolia, sì, fior di Magnolia. E nulla, questo è uno scrub viso esfoliante con scorza d'arancia e granuli di pomice, con estratti di fiore di ciliegio giapponese e foglie di papaya. Detersione profonda e delicata, dermatologicamente testato. Comunque mi trovo benissimo con questi prodotti dell'Eurospin, sia l'Eurospin ma anche l'MD. Io prendo tantissime cose per struccare, eccetera. Mi trovo molto molto bene, costano poco e sono di ottima qualità. Quindi diciamo che la skincare è fondamentale, proprio il passo precedente, cioè proprio la detersione, anche scrub, e poi utilizzo anche il Clarisonic, anche quello insomma 2 o 3 volte a settimana, per andare a pulire in profondità. E poi diciamo anche un tonico prima di applicare, ovviamente siero e crema. Quindi diciamo che più o meno questa è la mia skincare. Poi ho comprato un altro mio preferito, questo penso sia il terzo che compro, e parlo del Dior Addict Lip Glow di Dior. Questo è un lip balm però da un leggero colore comunque rosato, infatti questo è il numero 001 rosa, in realtà cioè è proprio super leggero, vedete,
così, e niente, lo amo, è una droga, ce l'ho sempre in borsa e quindi lo utilizzo sempre, questo è il terzo, quindi anche questo è un super preferito direi del 2023 e che ho appunto appena ricomprato. E poi idem, sempre come makeup, questo è un altro mio preferito che è il Dior Forever Skin Glow ed è il mio diciamo fondotinta preferito ormai da 4 anni più o meno, 3-4 anni che lo uso, non so, questo sarà il quarto, quinto che compro. La colorazione è 3N, in realtà prima la 3N la facevano un poco più scura, adesso l'hanno schiarita un po', però non fa nulla, comunque d'inverno ci sta, poi comunque gioco col contouring, quindi diciamo come base mi va bene. E ecco, ha comunque un sottotono giallino, perché a me piacciono i sottotoni giallini non rosati, e perché comunque ho una carnagione già un po' scuretta, io insomma non sono proprio chiara. E niente, lo amo ragazzi, l'adoro, texture, tenuta, coprenza, tutto mi piace di questo fondotinta. Ve lo consiglio, l'unica cosa è che costicchia ovviamente, però cerco sempre di prenderlo comunque con gli sconti. Allora, questo era il mio haul, continuo con appunto i preferiti. Un altro mio preferito è la crema corpo. Quindi non solo skincare, ma anche body care, cioè è importante comunque idratare anche il corpo. In questo devo dire la verità che pecco un po' perché lo faccio un po' meno, però diciamo, vabbè, metto sempre quando faccio la doccia poi un olio e poi dopo una crema, però appunto d'inverno lo faccio meno. Comunque mi trovo da morire con questo latte corpo di Clarins, che è questo qui, mi piace tantissimo, idrata da morire, si assorbe subito, quindi non vi rimane tutto quel grasso sulle mani. Io odio delle creme, questa cosa che non si assorbe mai, e questo invece non lo fa, e inoltre ha un profumo meraviglioso. E niente, questa mi è arrivata qui praticamente, quindi ne ho poco meno di metà, e quando finirà la comprerò sicuramente, perché mi sono trovata benissimo, eccezionale, profumata, idratante. Top. Poi passando all'haircare invece, allora come shampoo, vabbè ragazzi, uso comunque bene o male sempre gli shampoo di Garnier, mi trovo bene con gli shampoo di Garnier, quelli ultra dolci, senza silicone, insomma hanno un inci abbastanza buono, e i miei preferiti sono quelli a avena e mandorla mi sembra, e poi quello tipo al cacao, al burro di cacao o sì, alla mandorla, vabbè, insomma, comunque queste sono più o meno le profumazioni, diciamo, le tipologie di shampoo che uso. Mentre invece poi fondamentale per me, è il mio preferito da anni, quindi non solo il 2023, ma da anni, 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 è la maschera dell'Oreal, la Vitamino Color. Questa qui, questa è una maschera fissatore del colore, vabbè, comunque per me che ho comunque i capelli decolorati è importante e serve appunto a idratare molto, perché ovviamente i capelli decolorati sicuramente sono molto più aridi, più secchi ovviamente, e quindi vanno curati ancora di più a maggior ragione. E io mi trovo benissimo con questa qui, Vitamino Color, appunto serve proprio per insomma non rovinare il colore, nutrire il capello comunque trattato. E poi ragazzi, ha un profumo meraviglioso, veramente vorrei che lo potesse sentire da qui, così, è fatta così, è rosa, leggermente ha una consistenza un po' cremosa, ma anche un po' che va nel gel. Comunque ha un profumo bellissimo, vi rimane nei capelli. Vabbè ragazzi, io questa la amo ormai, sono anni, non la cambio più. Poi invece ho scoperto da poco, quindi questo è veramente un super preferito del 2023, mi ha accompagnato anche durante tutta l'estate, che è fondamentale perché capelli decolorati, più sole, più sale, vento, insomma ragazzi, veramente i capelli poi arrivano distrutti. E invece con questo prodotto mi sono trovata benissimo, quindi anche se sciacquavo i capelli senza neanche fare lo shampoo, poi mettevo ogni volta, ogni giorno, quindi questo qui è contro il crespo, definisce più il riccio, li nutre, ragazzi, è un protettore comunque per il calore, insomma del phon, li districa, insomma è bellissimo. E parlo appunto del numero 6 di Olaplex, questo qui. Anche questo è un prodotto che comunque costa, anche questo non ha mai gli sconti, quindi lo prendete sempre a prezzo pieno. Questo costa circa 27 euro e qualcosa. E anche questo lo sto per terminare, quindi penso che adesso lo porterò assolutamente con me a Fuerte, perché ovviamente farò il bagno a mare per forza di cose tutti i giorni. E quindi l'ho portato anche in Portogallo, l'ho portato in barca quest'estate. E niente, è un must have ormai per me. Quindi ne è rimasto secondo me metà, forse anche meno di metà. Anche questo ha quel
quell'aggeggio che insomma vi spinge poi il prodotto su. Infatti qua è vuoto, me lo sento più o meno che parte da qui, è rimasto veramente poco, secondo me lo completerò in questa settimana a Fuerte, lo finirò, ma assolutamente lo ricomprerò. E niente, questo va applicato a capelli umidi, insomma, dopo aver fatto lo shampoo, tamponate e applicate questo. Anche questo super consigliato. E poi il tocco finale, anche questo un preferito ormai da un paio d'anni, che è l'olio di nasci, quindi a piega ultimata, diciamo, poi metto questo per nutrire, anche profumare, perché questo olio di nasci all'argan è eccezionale, ragazzi, anche questo è un profumo bellissimo e niente, anche questo ve lo consiglio tantissimo, questo è proprio il loro continuativo, una loro punta di diamante, ecco, di nasci, e ve lo consiglio. Infatti, come vedete, anche questo arriva qui, l'ho quasi terminato, però ne basta veramente pochissimo, infatti ce l'ho già da un paio d'anni, se non di più, ne basta pochissimo, lo applicate sulle lunghezze, ovviamente non applicate mai l'olio qui alle radici, ragazzi, perché sennò si ingrassano, si sporcano i capelli. Sulle punte che sono secche lo applicate e ve le nutre e vi lascia un profumo meraviglioso. E quindi nulla, ragazzi, questi erano i miei preferiti. Adesso vado un po' a capire cosa mi devo portare, perché devo prendere un po' di cose estive, quindi devo ritirare fuori le cose estive, e quindi niente, vado un attimo a capire queste cose e ci vediamo dopo. Buongiorno amici, allora oggi è venerdì e nulla, mi sono svegliata da poco, mi sono vestita, non mi sono truccata e niente, ho messo questo maglione di Lily Silk meraviglioso, cioè è proprio una coccola, un abbraccio questo maglione, tutto di lana perché a Milano fa freddissimo, quindi insomma sto mettendo dei maglioni veramente super pesanti e niente, devo assolutamente fare la valigia, perché domani parto all'alba, cioè praticamente mi devo svegliare, non lo so, penso alle 3, alle 4, non lo so perché, no, alle 4 no, perché devo prendere l'autobus per Orio, non so se prendere quello delle 4:40 o quello delle 5:10, quindi devo fare assolutamente la valigia poi, praticamente è uno zaino, e sono alle prese quindi con questa cosa, adesso vi faccio vedere perché devo prendere le cose un po' più, non proprio estive, però sì, comunque mi serve qualche costume, qualche pantaloncino, eccetera. Quindi praticamente sono alle prese con una specie di cambio di stagione, cioè non di cambio di stagione, ma devo recuperare negli ordinetti sepolti sotto a quei vestiti i costumi. Va bene, ce la posso fare. Questo è lo zaino da riempire. E niente, cominciamo. Allora ragazzi, ho finito di preparare lo zaino. Ho agganciato anche con questi moschettoni che ho comprato preventivamente, perché sapevo. Ho agganciato la borraccina e dall'altro lato, con quest'altro moschettone, ho agganciato il cuscino per il collo da portare in aereo. Perché comunque saranno almeno 4 ore di aereo, penso, quindi dovrei cercare di riposare un po' visto che parto all'alba, e non so voi, ma io non riesco mai a dormire in aereo perché non lo so, è scomodissimo, lo trovo veramente super scomodo, e quindi mi porterò questo cuscino, insomma, sperando che mi possa aiutare. E niente, questo è il beauty, mi serve inserire solamente la trousse dei trucchi, poi questo è un libro. E niente, insomma, poi sono riuscita a farci entrare tutto, non è che ho portato chissà cosa, ho portato un paio di pantaloni di tuta con dei crop top sopra e un paio di felpe, costumi, un paio di short e basta, questo è un cardigan. Quindi più o meno questo è quello che ho portato, non è che è cioè un borsone del genere c'entri chissà quanta roba, però dovrebbe essere quello a norma, quindi niente, speriamo che non facciano problemi. Allora ragazze, ho completato lo zaino e sono riuscita a farci entrare tutto, spero che mi basti quello che ho portato, però penso di sì, cioè alla fine me lo farò bastare. E nulla, oggi giornata veramente relax, non ho fatto un cavolo praticamente, però visto che comunque devo partire presto, nel senso stanotte verso le 4, quindi sicuramente non dormirò, almeno insomma cerco di non stancarmi. E nulla ragazzi, quindi
Anche per oggi questo video finisce qui. Spero di avervi tenuto compagnia come sempre. E nulla, noi ci vediamo super super presto con un nuovo video.